Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Oggi rispondiamo ad una delle domande che più mi arrivano dai neofiti dell'audio recording, ossia cosa è e a cosa serve lo SPDIF, che si trova su quasi tutte le schede audio di fascia semi-pro. Ma facciamo prima un po' di storia. Sostanzialmente lo SPDIF è un I/O digitale, a cui collegare sia preamplificatori esterni con questo tipo di uscita, o DAT, CD, telecamere e tante altre apparecchiature consumer degli anni 80 e 90. L'acronimo sta per Sony Philips SP e Digital Interface DIF. È quindi un tipo di connessione consumer per apparecchiature audio che non debbano essere poste a distanze troppo grandi. Il segnale digitale viene trasmesso quindi tramite una connessione coassiale attraverso un connettore di tipo RCA o attraverso fibra ottica con connettore Toslink. Lo standard viene quindi chiamato AES3 e come AES3 richiede una connessione sbilanciata con cavo da 75 ohm oppure, in apparecchiature più professionali con una connessione bilanciata su connettore XLR, un cavo da 100 ohm, usato più che altro nelle applicazioni video. Il formato SPDIF supporta file audio fino a 24 bit e non oltre. Il segnale SPDIF è in grado di trasmettere due segnali, quindi un segnale stereo. Infatti dall'out SPDIF possiamo avere altre due uscite o altri due ingressi nella nostra scheda audio in formato mono. Il segnale stereo in formato PCM non compresso oppure un segnale 5.1-7.1 compresso, come ad esempio il segnale DTS codec. Non può trasmettere un segnale multicanale lossless per problemi proprio di banda passante. In realtà il protocollo fu pensato per far passare 20 bit ed utilizzare i restanti 4 bit per altre informazioni, mantenendo quindi un'accuratezza di 20 bit. I bit superflui sarebbero passati come zero, ma potendo sfruttarli tutti, le nuove apparecchiature possono utilizzarlo per trasmissioni fino a 24 bit. Per il mio esperimento ho preso una Quantum 2 di Presonus, oppure potrei utilizzare la mia 2626, sempre Thunderbolt, che dispone ovviamente dell'ingresso e dell'uscita SPDIF. Ma comunque qualsiasi scheda abbia un'uscita e un ingresso SPDIF va bene per il nostro esperimento. Un convertitore esterno da pochi euro, sono andato su Amazon e ho preso il primo che mi capitava con certe caratteristiche, in questo caso è il Linkfor da 24 euro. Attenzione che abbia l'ingresso coassiale e le uscite RCA, out, left e right, per dei monitor o un ampli per le cuffie e ovviamente anche un'uscita frontale per le cuffie, come vediamo. Nel caso volessimo usarlo come DAC cuffia secondario, controlliamo sempre che abbia anche un amplificatore per cuffie interno ed un volume supplementare, come in questo caso. Il Linkfor è molto piccolo ed economico e per l'esperimento l'ho trovato ottimale. Comoda anche la possibilità di collegare l'alimentazione direttamente alla porta USB del computer. A questo acquisto ho affiancato un cavo RCA da 75 ohm. Ne troviamo diversi qui in vendita su Amazon, magari non prendiamo quello più economico possibile, facendo attenzione appunto che abbia queste caratteristiche 75 ohm SPDIF. Ci potrebbe tornare utile anche in futuro per collegare altre cose all'uscita SPDIF. Riguardo sfruttare l'ingresso ci sono diversi preamplificatori che mi vengono in mente, come ad esempio il vecchio Maiko, uno dei più bei preamplificatori prodotti da Audient e che possiede l'uscita SPDIF sia in formato, come vediamo, RCA sia in formato Toslink. Anche l'ISA One che abbiamo visto in recensione sul mio canale possiede questo tipo di uscita nella sezione qui in alto digitale. Credo sia acquistabile separatamente dall'ISA, infatti normalmente viene venduto senza l'interfaccia digitale. Lo stesso accadeva per il vecchio Mindprint and Voice, sia l'MK1 che l'MK2 avevano uno slot supplementare per la connessione
SPDIF, come vediamo qui in questo caso, sempre in formato RCA, e questo è il convertitore AND che sale fino a 96 kHz. Ma poi ce ne sono molti altri, come ad esempio l'ART di PS2, dove la connessione è in modalità TOS-Link. Un altro grande classico, il Joymic Twin Q, sempre conosciuta sia RCA sia TOS-Link, e anche l'AFEX 207D. Quindi, come vediamo, ci sono diversi preamplificatori di fine anni 90 che possedevano questo tipo di uscita digitale. Ed è anche un modo per espandere gli ingressi, ovviamente, della nostra scheda audio. Ricordiamoci però sempre di controllare a quali frequenze lavorano questi preamplificatori, altrimenti potremmo acquistarne uno che lavora soltanto a 44 o a 48 kHz e non potremmo utilizzarlo nelle sessioni a 96 kHz. Il mio preferito, come avrete capito, rimane il Maico. Mi sono pentito di averlo venduto. Al secondo posto metterei l'ISA di Focusrite. Consideriamo sempre che questo genere di preamplificatori non sono riferiti ad un mercato pro, ma sempre a un mercato semi-pro. Non aspettiamoci quindi performance da Neve o Chandler o SSL. Colleghiamo quindi il cavo coassiale all'uscita della Quantum e dall'ingresso dell'Inkfor. Accendiamo scheda audio e MacBook Pro e vediamo come utilizzare l'uscita SPDIF. Una volta collegato tutto, possiamo accedere agli audio setup e da qui scegliere ora di utilizzare anche l'uscita o l'ingresso SPDIF. In questo caso noi utilizzeremo l'uscita, quindi andiamo su out, aggiungiamo un bus out e lo puntiamo su SPDIF. Applica. In questo modo ora, aggiungendo un bus ad esempio, o configurando lo SPDIF come bus out per le cuffie, vediamo come utilizzarlo. Possiamo scegliere di utilizzarlo in diversi modi. Il primo ovviamente è quello di una seconda uscita, quindi nel caso di Studio One Pro possiamo attivare il Listen Bus dalle preferenze e dedicare l'uscita del Listen Bus allo SPDIF. In questo modo quello che ascolteremo andrà a finire nell'uscita SPDIF e quindi nell'uscita cuffie. La differenza è che ovviamente adesso abbiamo due uscite cuffie indipendenti, quella della Presonus Quantum 2 e quello dell'Inkfor. Quindi un sistema ottimo che non possiede due uscite per le cuffie e non vogliamo sacrificare uscite audio analogiche dell'interfaccia. L'alternativa è quella di collegare delle casse all'uscita left e right del DAC, quindi dell'Inkfor, e quindi utilizzare sempre l'uscita SPDIF come seconda uscita casse. Possiamo utilizzarla sia dal Listen Bus sia aggiungendo appunto un bus che potremmo chiamare Speaker 2, e quindi anche in questo caso l'uscita del bus invece che su main va su SPDIF. Questo è ottimo per poter utilizzare due casse, quindi un gruppo di casse collegate a main out e un gruppo di casse collegate a Speaker 2. Pensandolo sempre come seconda uscita, potremmo addirittura creare sempre nella IO Setup un sistema di QMix sull'uscita SPDIF. In questo modo avremo l'uscita SPDIF nei QMix di ogni canale. Per attivarli sotto i bus bisogna andare nelle preferenze, QMix Mute Follow Channels, e abbiamo ora adesso modo di utilizzare il QMix anche nell'uscita SPDIF, come vediamo. Possiamo poi utilizzare l'uscita SPDIF per esempio per entrare in un'altra scheda audio con un altro computer, come abbiamo visto nel video mastering con due computers, dove ho utilizzato le uscite ADAT per collegare più ingressi e più uscite direttamente con un altro computer. Ovviamente in quel caso dovremo collegare sia l'ingresso sia l'uscita delle due schede audio attraverso la connessione SPDIF. Lo SPDIF inoltre può essere trasmesso, quindi il segnale SPDIF può essere trasmesso anche su cavo ottico, e nonostante abbia la stessa identica connessione non dobbiamo confonderlo con il protocollo ADAT, che utilizza sempre il cavo ottico per poter passare il segnale all'interno. Infatti anche il Inkfor possiede, come vediamo, un'uscita SPDIF sia in formato coassiale, quindi quello con il cavo da 75 ohm,
sia con l'uscita ottica. Infatti si chiama optical in. Esistono anche altri tipi di connessioni SPDIF, sempre in formato quindi digitale, ma che utilizzano connettori diversi in base al tipo di apparecchiature che hanno questo tipo di protocollo. Nel caso delle schede più professionali, quindi quelle di fascia più alta, come nel caso della Quantum, ma soprattutto di schede diverse, come ad esempio la RME che sto utilizzando, possiamo scegliere di utilizzare la connessione SPDIF anche per far passare il segnale di work clock, per sincronizzare ad esempio un'altra interfaccia o un convertitore esterno o un preamplificatore che possegga l'uscita SPDIF, come ad esempio il vecchio Maiko di Audient, e che magari è sprovvisto di una connessione BNC per la trasmissione del clock. In quel caso possiamo utilizzare la connessione SPDIF per il clock. Infatti, andando anche nei pannelli di controllo più avanzati, come ad esempio quello di RME, possiamo vedere come la sezione work clock possa essere utilizzata attraverso o la connessione ottica o coassiale o entrambe. Nel caso della scheda RME, l'uscita digitale che io uso supplementare quella a Esebu, a cui sono collegate le casse Genelec digitali. Infatti nella sezione work clock possiamo proprio scegliere di utilizzare una degli ingressi della scheda audio digitale, quindi work clock, Esebu, ADAT, MADI. Lo stesso accade nella sezione del MacBook, dove ad esempio posso aprire il pannello di controllo Universal Control di Studio One e selezionare in questo caso come clock source la connessione SPDIF. In questo momento non è collegata a una sorgente esterna, quindi la scheda non si sincronizza con una scheda esterna via SPDIF. Mentre nella connessione tra due computer che avete visto nel video Mastering con due computer, la scheda Quantum era collegata in clock con l'ADAT 1, da cui riceveva appunto il work clock. Questo fa sì che una delle due schede diventi master e che non vi siano dei problemi di sincronizzazione di clock tra due interfacce o due computer o due preamplificatori, eccetera, eccetera. Questi sono i diversi tipi di applicazione che possiamo utilizzare per non sprecare l'ingresso e l'uscita SPDIF delle nostre schede audio. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!